questo qua, non il 3, il 4 e il 3 li faccio in ordine diverso. Allora, la nostra curva è φ di t uguale e alla meno t coseno di t. E alla meno t seno di t. Appartenente a 0,10. Allora, di questa curva volevamo, si chiede di dare una descrizione del sostegno e il calcolo, diciamo, corretto oppure approssimato della lunghezza. Allora, per quanto riguarda la descrizione del sostegno, questa è una curva a valore in R3. Allora, ignoriamo da prima la T, cioè consideriamo le prime due coordinate. Andiamo a vedere, anche perché l'effetto della T è chiaro, cioè se T è il tempo, la terza coordinata avanza linearmente. Invece la x e la y, no? Come sono fatte? Sono e alla meno nella quale ogni volta che faccio un giro il rapporto tra questi due bracci è sempre di giri, devo fare 5, soltanto che gli ultimi non si riescono a far vedere bene, perché di giri devo fare 5, perché t varia tra 0 e 10 pi greco, ogni 2 pi greco faccio un giro. Quindi, immaginate adesso che la z venga lungo fuori, diciamo perpendicolarmente al piano della lavagna, allora mentre fate questa spirale cosa fate? Non fate altro che avanzare, linearmente, quindi fate un giro e state a 2 pi greco, fate un altro giro e state a 2 pi greco. Gli ultimi giri sono praticamente, diciamo, un movimento semplicemente della z, perché la x e la y sono quasi, si muovono di volta con la z. Quindi avete questo filo di ferro che la prima volta gira così mentre avanza, dalla seconda e terza volta in poi gira poco poco attorno all'asse z, però avanza. Quindi alla fine quale sarà la lunghezza di questa curva? La lunghezza di questa curva sarà molto vicina a 10 pi greco. Allora, tenete conto che questa distanza è 1. Nel fare 5 giri voi mi vedete 10 pi greco. 10 pi greco è più di 30 in questa direzione. E
curva è più lunga di 10 di gradi, perché cioè, ci sono le altre componenti, non c'è solo la componente Z, però non si sposta di molto rispetto all'asse Z in questa, e quindi alla fine dovremmo calcolare qualcosa che sarà vicino a quella quantità. Rimane da vedere se questo calcolo può essere fatto in maniera esatta, può essere fatto in maniera approssimata. Allora, quindi per quanto riguarda la descrizione del sostegno, la componente si dice che rappresenta un sostegno ispirato, la componente Z avanza linearmente essendo uguale a T, alla variabile di T, e se uno si vuole azzardare a fare un disegno tridimensionale ci può provare, ma insomma quando ha detto questo è più che sufficiente. Allora, andiamo a calcolare F di T uguale a che abbiamo meno E alla meno T cosine T meno E alla meno T cosine T. Stesso doppio prodotto, ma col segno meno che è negativo, e quindi i doppi prodotti non li scrivo perché segno. Andando a semplificare, poi viene la radice quadrata di 1 più 2 e alla meno 2. Quindi già vedete come effettivamente vogliamo fare già una prima stima, ma proprio occhio, questo è più piccolo di 1 più radicale 2 per E alla meno T. No, perché quando faccio il quadrato qua c'è il quadrato di questo fa questo e il doppio prodotto non c'è, mentre qua faccio il quadrato di questo c'è il doppio prodotto di questo. Quindi adesso se vedete l'integrale tra 0 e 10 di gradi di la norma f di t che è la lunghezza della mia superficie, questo è compreso, ovviamente non c'è uguale all'integrale di 1, compreso tra 10 di greco, e è uguale all'integrale tra 0 e 10 di gradi della radice di 1 più 2 e alla meno 2 e è meno uguale di 10 di greco più radicale 2 per meno e alla meno t calcolato tra 10 di greco e 1, che è all'incirca
alla meno 10 pi greco e alla meno 30, che fa quasi 0, invece a, scusate, a 0 e alla 0 fa 1, meno con meno davanti diventa più, e quindi diciamo la lunghezza della curva deve essere compresa tra 10 pi greco e 10 pi greco più radicale 2. È vero che radicale 2 non è trascurabile, però prima di tutto la lunghezza della curva è ancora un po' meno di questa quantità, e secondariamente rispetto a 10 pi greco molto molto più piccolo, diciamo la, siamo a 31 e qualcosa, da 31 a 32. Questo però non vuol dire che non si possa fare stavolta questa integrale, questo qua, questa integrale si può fare. Abbiamo fissato questi valori, non abbiamo fatto uno sviluppo in serie. Se volessimo calcolare diciamo l'integrale in maniera approssimata, sarebbe opportuno fare uno sviluppo in serie. Però, per fare lo sviluppo in serie non è così banale come sembra, perché io dovrei sviluppare radice di 1 più qualcosa che è molto piccolo. Questo è vero che è molto piccolo quando t è grande, però quando t è vicino a 0 questo pezzo vale 2. Ok? Quindi, ma diciamo questa volta lo sviluppo in serie non è necessario, perché l'integrale si può fare, però ci convenuto almeno aver fissato subito questa disuguaglianza, in maniera tale da sapere che anche per controllare il risultato dell'esercizio, quando andremo a calcolare il risultato dell'esercizio, se non viene tra 10 pi greco e 10 pi greco più radicale 2, vuol dire che abbiamo sbagliato. Ok, allora andiamo a continuare. Sempre la stessa, proponiamo e alla meno t uguale epsilon. E quindi meno e alla meno t del t uguale del epsilon, o se preferite del t uguale a meno di epsilon su y. Vi ricordate la migliore di Y. Quindi quando t è uguale a 0, qua mi viene 1, qua mi viene e alla meno 10 pi greco, ho fatto la sostituzione, e qua mi viene meno y su y. Ok. Grazie.
siano almeno 20 livelli e uno della radice di 1 più 2 più 1. Poi dy su y è uguale a dv fratto 2. Allora, andiamo a, ricordiamoci semplicemente che adesso che altra sostituzione dobbiamo fare? Andiamo a porre. Vediamo un po', se pongo la radice di 1 più 2v uguale un doppio, non lo so se mi piace tanto perché poi lo troverò, vabbè, allora 2v più 1 uguale un doppio uguale, v uguale un doppio uguale meno 1. Sopra il cancello con lo fuori, quindi qua mi viene integrale tra la radice di 1 più 2 che è la meno 20 più 3 che è la radice di 3 di un doppio fratto di 2 4 meno 1 del 2. Thank you.
andare a fare il conto, poi viene W più 1 meno W più 1, quindi viene 2 fratto 2 più 4 meno 1, 2 più 2 semplice, 1 fratto 2 più 4 meno 1. Quindi qui abbiamo, se abbiamo fatto tagli conti, qui abbiamo l'integrale tra la radice di 1 più 2 che arriva a meno 20 più 3 e il radio da 3 di 1 più 2 fratto più un mezzo per 1 più 2 meno 1 uguale. Oh, non ci sono problemi perché l'intervallo di integrazione non contiene 1 ovviamente. Tutto si svolge a destra di 1. Andiamo a vedere, quindi vabbè, l'integrale di 1 farà radical 3 meno quella radice là. Sicuramente mi sa che ci sono degli errori, perché beh, non è detto, non è detto. Poi, allora, radical 3 meno radice di 1 più 2 che resta da meno 20 pi greco, poi ho un mezzo, allora qua ho logaritmo di doppio meno 1 fratto doppio più 1 calcolato tra radical 3 e questa radice 1 più 2 per e alla meno 20. Allora, mo bisogna fare questo punto. Allora, qua si istituiscono i valori, vediamo un attimo, scriviamoli un po' questi valori da sostituire. Allora, i primi termini lasciamo stare, radical 3 meno radice di 1 più 2 per e meno 20 greco più, qua abbiamo un mezzo, logaritmo di radical 3 meno 1 fratto radical 3 più 1 meno un mezzo logaritmo di questa quantità, la chiamiamo A. Poi ci abbiamo detto di A meno 1 fratto A più 1. Ok? Ora, se ci fate caso, allora, questi termini non sono grandissimi. L'unico termine che potrebbe essere grande è questo. Quindi andiamo a calcolare da prima questo, in maniera tale che se questo non è dalle parti di 30, la nostra lunghezza dovrà essere compresa tra 10 pi greco e 10 pi greco più radical 2. Allora, andiamo con la quadrice. Ricordatevi di portare, da quest'anno non ammetto le calcolatrici sul telefonino, cioè non ammetto i telefonini, cioè dovete silenziare il telefono, dovete spegnere il telefonino, perché ormai non è possibile sorvegliarvi, perché con WhatsApp e cose potete mandare tutto, quindi dovete avere la calcolatrice visibile. Fate circolare una notizia, perché la mia cosa che chiederò, spegnete, sapete, il telefonino in mano, se questo è quello. Allora, vediamo un po'.
Questo ci sono pure problemi a calcolarla, perché questo qua è circa 10 alla meno 27, ok? Allora, se è circa 10 alla meno 27, la radice di questo è circa 1 più la metà di questo, quindi questo è 1 più 10 alla meno 27 fratto 2 circa. Quando vado a fare il logaritmo, sarebbe il logaritmo di A meno 1, viene il logaritmo di circa 10 alla meno 27. E potrebbe, sì, ci potrebbe stare, ci può stare, però non è per nulla facile calcolarlo con la calcolatrice questo valore, perché se voi andate a sostituire A, no? La calcolatrice vi darà 1, quando fate A meno 1 vi darà 0, e quindi lo calcolo calcolare perché è troppo vicino a questo. La calcolatrice non apprezza la differenza. Questo A è più vicino ad uno dell'epsilon macchina. Infatti è errore. Quello che sto dicendo. Eppure diciamo il risultato potrebbe essere giusto, perché se voi farlo in modo approssimato, facciamo qua, giusto per capire se abbiamo abbiamo visto che questo praticamente è 1, ok? Andiamoci a calcolare questi primi tre termini. Radical 3 meno 1, stiamo, questi primi due sono 0,73. Calcoliamo prima due cifre decimali. Qua dobbiamo fare radical 3 più 1. E lo metto in memoria. Poi faccio radical 3 meno 1 diviso quello che c'era in memoria, poi faccio il logaritmo e poi lo divido per 2. Se ho fatto bene i conti, questo è circa meno 0,66, meno 0,65, 84, eccetera. Ecco, adesso andiamo a calcolare questo. Se ha qui sopra libero un po' di spazio, andiamo a fare un mezzo logaritmo di 1 più epsilon meno 1 fratto 1 più epsilon più 1. Ok? Posto A uguale 1 più epsilon. Allora questo è uguale a un mezzo logaritmo di 1 epsilon fratto 2 più epsilon. Se preferite, questo è uguale a un mezzo logaritmo di epsilon mezzi per
se vogliamo arrivare alla seconda decimale. Allora, il mio ama, abbiamo detto, l'avevo calcolato prima, adesso lo ricalcolo. Allora, è 20 per 20 per 3 in esponenziale. Diciamo epsilon è questo. Questa è radice di 1 più 2 volte questo, che è circa quello. Tempo, primo tempo, quindi. Ok, 5 per 10 non meno 28. Allora, questo lo devo dividere per 2. Devo fare il momento naturale, poi devo dividere per 2 e cambiare di segno, che è più 31 e 76 uguale circa 31 e 82. Più di 10 pi greco ne siamo, quindi probabilmente il conto era corretto. Però avete visto che fare condurre, diciamo, tutto l'integrale sviluppato correttamente fino alla fine, non assicurava il risultato in termini numerici, perché per calcolare, per andare a calcolare, a valutare questa funzione negli estremi di integrazione, abbiamo incontrato un problema. Il problema è calcolare questo valore qua, perché se andate a calcolare con la calcolatrice è talmente vicino a 1, questa qua è un pezzo grande. Per fare questo 63 vuol dire che questo numero, questo, è molto vicino a 0. E quindi questo è molto vicino a 0. Però se lo fate con la calcolatrice, se calcolate A con la calcolatrice vi viene talmente vicino a 1 che quando andate a fare a meno 1 vi dà 0 e poi vi dà 1. A questo punto uno potrebbe fare qualche ultima considerazione per dire tornando indietro, se non c'è un altro modo per sviluppare direttamente il nostro integrale in modo tale. Ricordo bene, il nostro integrale in partenza era integrale tra 0 e 10 di greco della radice quadrata di 1 più 2 volte e alla meno 3. Giusto? Allora, qua cosa si può fare? Beh, questa funzione qui è monotona decrescente, quindi in 0 questa vale in realtà la radice di 3,
problema è quindi questa si muove tra radice di 3 e 1. Ok? Tra 3 e quello sotto radice si muove tra 3 e 1. Ok? Allora, se voglio sviluppare in maniera da essere sicuro di poter applicare il mi conviene sviluppare intorno a 2. Cioè cosa devo fare? Devo scrivere integrale da 0 e 10 pi greco di radice di 2 più 2 per e alla meno 10 meno 1. Quale motivo? Questa quantità, se la chiamate W, questa quantità è compresa tra più e meno 1. Quindi se portate in realtà fuori il 2, vi viene radical 2, integrale da 0, 10 pi greco, radice di 1 più 2 e alla meno 2 meno 1 mezzi. Ho messo in evidenza di 2, ho portato fuori della radice e quindi adesso se questa quantità la chiamate x usiamo il solito sviluppo di radice di 1 più x. Non è che sia contentissimo di questa roba perché l'intervallo comunque è abbastanza ampio. Quindi questa roba converge, allora, questa quantità è compresa tra più e meno un mezzo. Quando ne farò il quadrato sarà compresa tra più un quarto e meno un quarto e così via. Quindi questo sviluppo non è che converge velocissimamente, che purtroppo l'intervallo di integrazione è del tipo 30. È vero che questo è un tipo esponenziale, insomma, come convergenza, però bisogna calcolare parecchi tempi per avere un'approssimazione alla seconda decimale. E quindi anche questa strada non è perfetta. Insomma. Vabbè, comunque, vedete, il fatto di aver fissato all'inizio quella disuguaglianza, che comunque la lunghezza era banalmente compresa tra 10 pi greco e 10 pi greco più radical 2, quantomeno ci conforta che questa valutazione sia abbastanza vicina al vero. Cioè, ci dà un lato, ci dice che abbiamo fatto bene l'esercizio, poi ovviamente se volete essere, diciamo, dopo aver controllato che appunto l'esercizio stava fatto bene in termini, se volete essere sicuri dello sviluppo fino alla seconda o terza decimale, semplicemente dovete tornare indietro in questo sviluppo e essere sicuri, diciamo, farlo un poco meglio e, diciamo, o almeno valutare le approssimazioni che sono state fatte in maniera da essere sicuri che le approssimazioni che sono state fatte non comportino un errore più della seconda decimale. Ok? Va bene. E va bene, questo esercizio penso che basti e avanzi. Ci siamo dilungati un po' troppo su questo esercizio, forse è il caso di fare una pausa. Piccola pausa.